Vorrei brevemente, ma è Vangelo che proprio di quest'anno di misericordia per eccellenza, ci facciamo alcune domande, tutti, io a me e anche a voi faccio, e a quanti sono e stanno in ascolto anche tramite internet e YouTube. E tante persone, anche tra i volontari, lo devo dire, mi hanno detto, ma non solo, ma tanti nella mia vita, ha detto: se tu ce l'hai denaro puoi comprare tutto, se tu ce l'hai denaro puoi comprare tutto. Oggi voglio dare risposta a questa domanda e a queste persone, e se anche voi avete una tale domanda nel cuore, oppure convinzione più che domanda, non è domanda, che con denaro si può comprare tutto, allora adesso vi do subito la risposta chiara. Perché noi pensiamo che tutto quello che desideriamo possiamo comprare con denaro. Ma sei un stolto, direbbe il Signore. No, allora, primo esempio. Noi possiamo con denaro comprare il cibo, ma non l'appetito. Se tu non hai l'appetito puoi avere tanto cibo, ma non puoi mangiare. Quante volte ci viene una nausea, quella, non posso mangiare. Noi possiamo comprare con denaro la medicina, quella che è più sofisticata e più cara, ma non la salute. Noi possiamo comprare con la medicina e con la denaro qualche svago, anche in questo tempo di vacanze, ma non la felicità. Noi possiamo comprare con denaro la sicurezza materiale, ma non la spirituale. Noi possiamo comprare con il denaro bellissimo crocifisso, ma non la fede. La fede non si può comprare. Questo è il succo riassunto del Vangelo di oggi. Prima domanda per ciascuno di noi: che cosa la mia vita, nella mia vita, che cosa io costruisco? Il magazzino per accumulare giorno dopo giorno tutte le cose, e vado ogni giorno, perché conosco queste persone, quando leggono il giornale che c'è qualche crollo in borsa, corrono come pazzi in banca per vedere se c'è qualche ritocco nel loro conto corrente. Stolto. Sei un uomo stolto. Andare a cercare ancora i tuoi conti correnti. Io so che tanti non riescono a capire questi discorsi e non sono d'accordo. Ma padre, ma minimo di sicurezza ci vuole, ma minimo. Ma che sicurezza? Non c'è una sicurezza minima. Non esiste una sicurezza minima. Il Signore non demonizza, attenzione, i ricchi. Perché, vedete, essere poveri non è spogliarci di tutto, vendere tutto. La povertà si manifesta nei poveri che tu hai vestito. Questo è il tuo tesoro. Il tuo tesoro non è la tua povertà perché sei povero. Sono loro che ti hanno dato la possibilità di essere accuditi da te. Il tesoro non è
mangiare poco, fare chissà diete, eccetera. Io non vado al ristorante, non qua, niente, qua, niente. No, sono gli affamati, nutriti da te. Questo è il tuo tesoro. La vita ha un senso, come diceva Giovanni Paolo II, così festeggiato dai giovani a Cracovia, a tutto il mondo, è una vita realizzata, se è una vita donata, se è una vita consumata, se è una vita offerta per gli altri, questa è una vita consumata e realizzata. La vita, se oggi la osserviamo giorno dopo giorno, siccome come nell'Est una volta non c'era niente, oggi c'è tutto, compreso la Polonia, eccetera, allora c'è questa corsa senza freni ad un possesso di cose, accumulo delle cose, proprio così. E davanti a Dio come sei? Come ti presenti davanti? Io, quando ho benedetto le case a Stella Matutina, qui vicino, la zona benestante, Montemario, andavo nelle case a benedire, bellissime case, quasi un museo, proprio veramente bellissime. Allora, in tutte le stanze andavo a benedire e mi dicevano, questa donna, che questa è la stanza dove si radunano per Natale e Pasqua. Per tutto l'anno è chiusa, è sigillata, tutta coperta perché non entra la polvere, eccetera. Posate d'argento, poi viene donna, tutto pulisce perché poi si copre con tempo. Ecco. E lei rinchiusa tra tutte queste ricchezze nella cucina da sola, poverina. Prima nessuno la visita, tutti fuori, perché non ce l'hanno tempo, devono lavorare, padre. I miei figli hanno lavoro. Miei figli hanno lavoro, quindi devono lavorare. E tutti questi quadri? E questa sola dentro rinchiusa. Terribile, terribile. E un'altra persona all'ora della morte piangeva e disse: padre, io sono tanto ricca, lei lo sa, ma le mie mani vuote, non ho fatto niente nella mia vita. Non andrà all'inferno, no no, c'è sempre momento di pentimento, c'è sempre momento qualche cosa che il Signore ti dà all'improvviso per poter riprendersi, eccetera. Però non aspettiamo, non possiamo impostare la nostra vita in questo modo. Come diceva ieri notte il Papa ai giovani, non siate giovani nelle poltrone sedute davanti al computer, non siate giovani sui belli tappeti, comodi, sicuri. No, questo non può essere, assolutamente no. Uscire, uscire, andare incontro come l'ho fatto Gesù. Questa è la misericordia, in cammino per benedire, per guardare i fratelli, per leggere le loro storie, cercare di ascoltare le loro storie di vita, per comprendere le loro sofferenze, i problemi inimmaginabili, inimmaginabili, perché ogni giorno sorgono cose nuove. In tutti i campi della medicina, della scienza, in tutti i campi. Questa è la nostra missione, questa è la nostra ricchezza. Il Papa Francesco, appena eletto, a tante più che barzellette, diceva, ha detto: io non ho mai visto, ha detto, quando c'è un corteo funebre che dietro ci sono i camion di trasloco. Mai visto, perché non serve, perché non serve. Lasceremo tutto, invece il bene compiuto
rimane per eterno. Per l'acqua, per bicchiere d'acqua che hai dato, per la persona che hai visitato, accarezzato, abbracciato, parleranno tutti, ha fatto del bene, parleranno tutti. Delle ricchezze si dimenticheranno tutto. Io mi ricordo, e l'ho citato nelle mie omelie, quando mia mamma, genitori, mi hanno raccontato la famosa favola che quell'uomo desiderato di avere tutto oro, finalmente quel sogno si è realizzato. Tocca la tavola, diventato oro, saltava di gioia, toccava il letto, oro. E dico, ma questo è miracolo, tutto oro. E prende pezzo di pane, oro, e non può mangiare, e muore. Che il Signore in quest'anno di misericordia, in quest'anno e oggi, nella giornata in cui i giovani, più di 1 milione, si sono presentati nella capitale del culto della Divina Misericordia, per contemplare, ascoltare e accogliere la più grande beatitudine, beati, misericordiosi, perché troveranno misericordia. Il Papa, sapete cosa ha scritto nella cappella di Santa Faustina a Cracovia, nel libro? Misericordia, in spagnolo, misericordia voglio, non sacrifici. La misericordia può dimenticarsi di più grandi disgrazie, di più grandi errori della vita, di più grandi smarrimenti. È quello che sta avvenendo giorno dopo giorno di questo anno santo, che poi riprende la sua corsa meravigliosa da 1° settembre in poi, con la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. Ecco, riprenderà quella follia che è contenuta nella misericordia divina, una follia, perché si dimentica di tutto, guarisce tutto, cambia tutto. Infatti, solo in questa misericordia, diceva Giovanni Paolo II, l'uomo può trovare rifugio e il mondo la speranza. Sentiamoci quindi, cari fratelli, ancora di più responsabili di quello che abbiamo, di quello che possediamo, e poi teniamo presente anche quello che Faustina ci ha detto, che noi non abbiamo nulla nostro, perché tutto è venuto dall'alto. Solo unica nostra proprietà è il peccato, e allora sappiamo gestire responsabilmente quel bene che abbiamo, sarà la famiglia, lavoro, figli, marito, amicizie, eredità, tutto. Sappiamo gestire, non litigare, non dividerci, ma sappiamo gestire responsabilmente, perché non solo questo bene deve essere mio, ma anche l'altro fratello possa godere quel bene che appartiene in certa percentualità a me. Tutto è di Dio, e anche io devo essere tutto per gli altri. Allora l'umanità sarà più morbida, diventerà pezzo di pane, sarà più fraterna, più civiltà dell'amore. Io credo in Dio Padre onnipotente.